Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, ci andiamo a montare insieme i numeri 5, 6 e 7 di Optimus Prime, così da portare avanti la costruzione del nostro piede, che, come vi ricordate, sta venendo veramente massiccio e veramente molto bello. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito con il numero 5. Allora, apriamo il numero 5, facendo attenzione a non tagliare altro che non la bustina, e andiamo a vedere. Allora, intanto il copertone, devo dire che, anche se non sarà usato proprio come ruota, è comunque di una buona qualità. Poi andiamo a vedere gli altri pezzi, che andiamo a mettere qui. Prendiamo questo pezzo di metallo, eccolo qua. E ok, e poi ci sono due vitone che utilizzeremo tra un po'. Allora, dobbiamo prendere il nostro piede e praticamente andare a mettere questo pezzo qui, eccolo, mi stavo confondendo. Questo pezzo lo dobbiamo mettere qui sopra, quindi praticamente si va ad incastrare nell'unico foro disponibile. E chiaramente poi qua si incastra su questo perno, quindi lo posso mettere così, perfetto, a pressione, ecco, e poi si va a richiudere quello di prima, quello che c'era prima, si va a posizionare in questo modo. Dopodiché poggiamo di lato qui il nostro piede e andiamo a prendere questi pezzi. Allora, il pezzo di metallo va, diciamo, come base. E aspettate che mi avvicino un pochino perché effettivamente era un po' troppo lontano, e andiamo a prendere l'altro pezzo di sopra. Allora, facendo attenzione a mandare la parte piegata un po' più verso la destra. Qui dobbiamo avvitare con una delle due viti che ci sono state fornite, viti HP, che come al solito, diciamo, sono in più, cioè c'è sempre quella di scorta. Allora, andiamo a mettere la vite sul nostro cacciavite e la inseriamo nel foro. Andiamo a vedere come si avvita. Perfetto, offre un'ottima resistenza e poi chiaramente il pezzo si può piegare senza difficoltà. Detto ciò, il numero 5 termina così perché, diciamo, questi altri pezzi della ruota li utilizzeremo nel numero 6. Ecco qui il numero 6, lo vado ad aprire facendo attenzione perché non so bene la qualità di questo copriruota, diciamo che è sicuramente in plastica, andiamo a vederlo, è protetto in questo modo con la plastica, ma comunque devo dire che è molto bello. Magari il metallo sarebbe stato meglio, ma chiaramente lo fanno per una questione di peso, perché, diciamo, no, se fosse tutto in metallo il modello peserebbe 3000 kg. Allora, a questo punto andiamo a prendere queste due parti 5D che avevamo già e 6B che abbiamo ricevuto adesso, e lo andiamo a mettere, li andiamo ad unire in questo modo praticamente, no? i quattro fori devono coincidere con questi quattro sopra, e qui dobbiamo andare ad avvitare con le viti IP che andiamo a prendere dalla bustina. Ovviamente ne dobbiamo usare 4, quindi prendiamo un cacciavite diverso rispetto a prima, un pochino più lungo, così riesco a maneggiarlo meglio, e andiamo a vedere che tipo di resistenza offrono queste viti. Ok, devo dire che entrano molto bene, ma questo cacciavite non va bene, la punta è troppo piccola. Ok, ritorna il cacciavite di Iron Man che ogni tanto, diciamo, continuo ad usare, e vado a mettere la seconda vite qui, andiamo a mettere qua. Diciamo che queste parti, quando ci sono le ruote, sono sempre un pochino dure da fare, perché dure in senso proprio come forza, perché chiaramente bisogna stringere bene queste parti in modo tale da creare qui lo spazio giusto per il copertone. Chiaramente se lo facciamo troppo largo poi non entra, invece noi andiamo a stringere molto forte. Ok, vediamo un attimo. Perfetto, anche questa è entrata molto bene, quindi a questo punto ci posso mettere il copertone. Vediamo se è facile da mettere. Sì, mi sembra assolutamente facile, anche perché, ripeto, queste ruote non funzioneranno come delle vere ruote, ma saranno semplicemente
fungeranno solo da esposizione. Allora, a questo punto prendiamo il pezzo 6C e andiamo ad infilare a pressione questi quattro punti qui dentro. Li andiamo a mettere così. Vedete che entrano molto facilmente. Mentre dall'altro lato, diciamo dove ci sono questi due punti, ci dobbiamo poggiare sopra il pezzo di plastica rosso che dovrebbe entrare qui. Vediamo se non capisco. Ah, è così. Bisogna spingere un pochino per farlo entrare a pressione in questo modo e poi sopra ci mettiamo le viti MP, che sono due per bloccare la plastica, anche se diciamo che già questa pressione esercitata era più che sufficiente per tenerlo fermo, ma insomma non guasta aggiungere sicuramente una vite o due come in questo caso. Quindi la andiamo a mettere tutte e due e abbiamo sempre la vite che avanza. Allora facciamo così, andiamo a mettere questa seconda vite e potete vedere che diciamo questa parte è completa e bellissima. Così abbiamo terminato anche questo numero. Apriamo anche il numero 7, ovvero l'ultimo di questa spedizione, e qui vado a fare una piccola critica, piccolissima critica. Allora, non mi piace il modo in cui vengono spediti tutti questi pezzi, perché diciamo una bustina del genere potrebbe in qualche modo andare a danneggiare i pezzi. Vedete che siccome sono tanti, insomma, magari un qualcosa di più solido non avrebbe fatto male. Comunque, abbiamo diverse bustine di viti, abbiamo le FP, abbiamo le AP e abbiamo le HP, sono un po', diciamo, si vedono poco le lettere, ma vabbè. Poi abbiamo diversi pezzi, sto vedendo dal peso se c'è qualcosa in metallo, sì, l'unico in metallo è questo, e poi qui abbiamo questi altri pezzetti, diciamo, di plastica che vado a togliere dalla busta, li svuotiamo tutti sul tavolo, così da poter procedere. Allora, prendiamo questo pezzo qua, che è il 7i, e ci andiamo a mettere dentro questo pezzo, o meglio dentro, lo uniamo con questo pezzo 7H. Allora, sto cercando di capire, no, ecco, va messo in questo modo, ecco, va messo verso l'alto, così, quindi fate attenzione a vedere bene le istruzioni, e andiamo a prendere la vite HP, diciamo la stessa che abbiamo usato prima, e l'andiamo ad avvitare sempre dal lato più grande, perché il lato più piccolo diciamo non avrebbe lo spazio per far entrare la testa della vite, quindi mi raccomando, fate attenzione a questi dettagli. Allora, abbiamo avvitato questa parte, dopodiché dobbiamo prendere questo pezzo qui, che è il pezzo 7A, e dobbiamo unirlo qui. Allora, io adesso devo capire, ecco, va unito in questo modo, praticamente qui dentro, ecco, va messo così. Solo che bisogna capire come far passare la vite, perché diciamo dobbiamo utilizzare una vite FP, vediamo un attimo qual è, queste sono le FP, quelle lunghe, e vediamo se il cacciavite riesce ad entrare nel foro che sta dall'altro lato, perché se io metto la vite qua, chiaramente per avvitare ho bisogno di passare da qua. Vediamo se ci riesco, perfetto. Vi suggerisco di fare la stessa cosa, perché altrimenti vi ammattite a, diciamo, cercare di avvitare. Adesso non so se questo è sufficiente, vediamo, sì, ok, perfetto. L'ho avvitato in questo modo e diciamo che questo è un escamotage molto valido. Tra l'altro c'è anche scritto, tra l'altro, di farlo, vabbè, non l'avevo visto, l'ho pensato direttamente. Detto ciò, dall'altro lato andiamo a prendere il pezzo che abbiamo costruito poco fa e qui ci andiamo a mettere questo pezzo che abbiamo fatto prima, e dobbiamo usare sempre un vitone di quelli che abbiamo usato adesso, questi FP, e andiamo a metterlo qua. Andiamo a fare questo lavoro qui, l'avvitiamo molto bene, ecco qui, quindi questa struttura è solida.
Dopodiché a questo punto vediamo dove mettere il pezzo 7G. Diciamo questo va messo qui sotto, adesso lo agganciamo. Allora, questo pezzo va messo lateralmente così, qua in questo buco qui, in questo più interno, e va avvitato nella parte di sotto. Quindi se io lo reggo con un dito così, poi vado a prendere una vite IP, che è quella indicata da usare, e lo andiamo ad avvitare. Vediamo un attimo. Ok, sì, è già entrato, però chiaramente fino a quando non arriva a fine corsa si muove parecchio. Ecco qua, adesso invece è piuttosto fermo, guardate, devo dire che molto bello. Per cui a questo punto procediamo invece con gli altri pezzi. Allora prendiamo questa ruota dentata 7F, la inseriamo dentro questo disco 7E a pressione, e poi il pezzo 7C sempre a pressione lo infiliamo in questo modo, diciamo, quindi schiacciandoli l'uno contro l'altro si completano, si uniscono. A questo punto, lasciando da parte questa cosa che abbiamo fatto, andiamo a prendere il nostro piedone e lo dobbiamo andare a mettere, questo pezzo che abbiamo costruito lo dobbiamo mettere qua dentro questa sezione. Vedete che qui c'è il dente, quindi può entrare. Vediamo se entra semplicemente a pressione o se ha bisogno di colla. Diciamo che secondo me a pressione è sufficiente, non si stacca, ma io un goccino di colla ce lo metto, sempre la colla morbida, come abbiamo visto già in altri video. Ci vado a mettere un po' di questa colla, ma veramente appena appena, non dovete mettere chissà quanta, quanto basta per non farlo muovere, perché tanto, anche se ci piacerebbe, insomma, questo Optimus Prime non se ne andrà in giro da solo, quindi insomma non serve mettere chissà quanta colla, solo il necessario per tenere in posizione questa parte, e vedete che, diciamo, va bene così. Quindi a questo punto possiamo andare a prendere l'altro pezzo, ovvero questo qui, e vedere dove va inserito. Allora adesso schiaccio meglio questa parte qui, dopodiché questo pezzo con questi due puntini devono stare verso fuori, e questi tre vanno uniti qua su questi tre punti. Quindi vediamo, forse qui avendo dei perni di questo tipo, sì, qui è sufficiente la sola pressione, infatti vedete che entra senza problemi. E a questo punto, sopra questi due puntini che sporgevano, ci andiamo a mettere questo pezzo tondo. Io poi vi dico senza colla, ma se voi volete, insomma, un goccino di colla tanto non fa male a nessuno, lo potete aggiungere. Infatti penso proprio che qui lo aggiungerò, perché questo pezzo ad esempio è un pochino più lento. A questo punto diciamo che abbiamo terminato questi tre numeri, e diciamo rimaniamo con questi pezzi separati che saranno montati successivamente. Allora, devo dire che ovviamente il livello qualitativo di questo piede, in generale di questo modello, è veramente alto. Abbiamo costruito diverse cose che normalmente diciamo dovremo utilizzare in seguito, come in tutti questi modelli, insomma, si arriva a un certo punto in cui ci fanno accumulare un po' di parti che poi saranno montate successivamente. Ma questo non ci interessa, perché diciamo la qualità è al primo posto, quindi ci interessa più che sia un ottimo modello più che vederlo crescere subito, insomma, tanto sappiamo che stiamo procedendo molto bene, e devo dire sono anche piuttosto soddisfatto dello stato di avanzamento, perché diciamo non era nemmeno scontato arrivare con soli 7 numeri ad un pezzo del genere, perché sapete, no, ci fanno partire all'inizio a bomba e poi si va avanti a viti alla volta. Ma invece in generale qui sono molto soddisfatto, perché questo piede è veramente fico, sono veramente contento. E devo dirvi anche che a livello di montaggio non ho trovato nessuna difficoltà, come avete visto nel video, insomma, sono andato piuttosto spedito. Per quanto riguarda l'ostacolo della lingua inglese, vi posso dire che alla fine io quasi non ho letto quello che c'era scritto, perché bastano le immagini per montare, quindi
al di là che potete seguire il mio video, ma in generale anche per chi, per quelli che non seguono i miei video in generale, non avranno problemi, perché insomma, ripeto, le immagini sono fatte perlomeno fino adesso molto bene, quindi non credo che avrete problemi. Detto ciò, a questo punto vi chiedo il solito pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei prossimi video dedicati a Optimus Prime. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!